La fossa delle Marianne nell'Oceano Pacifico occidentale è il luogo più profondo sul nostro pianeta. Se dovessi lanciare un sasso in quelle acque, scenderebbe per ben 11.000 metri prima di toccare il fondo. Ma a differenza del corpo umano, il sasso non subirebbe alcuna conseguenza. Non subirebbe la pressione che si accumulerebbe in profondità. Ma allora cosa succederebbe al tuo corpo se arrivassi sul fondo della fossa delle Marianne? Mettiti le pinne, perché ci tuffiamo. Trattieni il fiato. Sei a 1,5 metri sotto la superficie e sei ancora a tuo agio. Sei abituato a questa profondità. Su per giù è come quando vai in piscina, o come quando vai al mare e guardi i pesciolini che nuotano sul fondale. Ma sei seriamente intenzionato a raggiungere il punto più profondo della fossa delle Marianne, il Challenger Deep, quindi continui a procedere. 10 metri e qui inizi a sentirti a disagio. Qui la pressione che ti spinge verso il basso è raddoppiata. Le tue orecchie e i tuoi polmoni ti fanno male. Questo perché noi esseri umani abbiamo delle sacche d'aria nel nostro corpo. E quando c'è molta pressione, queste sacche si restringono e il corpo ne risente. Ma non preoccuparti. Gli organi non sono fatti di metallo, sono abbastanza elastici da resistere a pressioni ancora maggiori. Quello di cui dovresti preoccuparti a questa profondità è lo squalo bianco. Se ti vuole come pasto, beh, allora sì che sei nei guai. Ecco perché faresti meglio a continuare ad immergerti. Sei a circa 20 metri di profondità. Qui ti serviranno una torcia e dei serbatoi d'aria perché sei a corto d'ossigeno. Qui non arrivano i raggi del sole ed è piuttosto buio. E per questo motivo fa molto freddo. Che ne dici di indossare una tuta termica tipo quelle che indossano di solito i subacquei? Ah, adesso sì che va meglio. Ma anche se sei al calduccio, le orecchie iniziano a farti male, molto male. E i polmoni si sono ridotti di quasi 3 volte delle dimensioni normali. E può essere rischioso per un subacqueo non addestrato. Ma sei abbastanza coraggioso e sei già ad una profondità di 30 metri. Solo i subacquei professionisti possono andare così in profondità senza attrezzature speciali. La pressione qui è 3 volte superiore a quella in superficie. Qualcosa di strano inizia ad accadere al tuo corpo. È qualcosa che non hai mai provato prima. Ed è a causa del serbatoio d'aria. L'aria compressa al suo interno è principalmente azoto, 78%, e ossigeno, circa 21%. Ma a quella profondità l'azoto diventa tossico e ha degli effetti sulla tua mente. Ad esempio, potresti dimenticarti di essere sott'acqua e toglierti la maschera di ossigeno. Ma se usi delle bombole che hanno più ossigeno, le vertigini e le altre strane sensazioni passeranno. 60 metri sotto la superficie. La pressione qui è 7 volte superiore a quella sulla terraferma. Ora anche l'ossigeno sta diventando pericoloso. Devi respirare un po' di gas che abbia dell'elio. Scendi bruscamente fino ad arrivare a 214 metri di profondità. Questa è la profondità in cui è stato realizzato il record mondiale di apnea. Herbert Nisch è riuscito a raggiungere questa profondità senza attrezzature speciali o serbatoi d'aria. Ha anche ricevuto il titolo di uomo più profondo della Terra. Nel 2012 ha cercato di battere il proprio record e si è immerso a una profondità di 253 metri, ma ha avuto delle conseguenze sulla sua salute. Ad ogni modo, se ti allenassi a trattenere il respiro per così tanto tempo, probabilmente adesso avresti pochissimi problemi. A questo punto devi cominciare a guardarti bene intorno perché potrebbe essere trafficato. I sottomarini viaggiano a questa profondità e, credimi, è meglio non sbatterci contro. Qualche metro più in profondità e hai raggiunto il limite oltre il quale il corpo umano medio non può andare. Allo stesso tempo, diversi esperimenti in laboratorio hanno dimostrato che noi esseri umani potremmo sopportare pressioni ancora più elevate. In pratica, un subacqueo è entrato in una speciale camera delle dimensioni di una stanza. Gli scienziati hanno simulato all'interno di questa camera l'alta pressione, paragonabile ad un'immersione profonda. E grazie a questo esperimento i ricercatori hanno scoperto che una persona addestrata può sopportare una pressione simile a una profondità di 500 metri. Ma il subacqueo non è potuto semplicemente uscire dalla camera così come se niente fosse, dopo che l'esperimento era finito. Con l'alta pressione, l'azoto, l'elio e altri gas si sono accumulati all'interno del suo corpo e se fosse passato rapidamente ad una pressione diversa, quei gas avrebbero creato delle bolle e le conseguenze sarebbero state estremamente spiacevoli, per non dire altro. Quindi, da tale profondità bisogna risalire gradualmente. In questo modo i gas possono lasciare il corpo in modo naturale. A volte un'immersione richiede pochi minuti, ma ritornare in superficie richiede molte ore. È tutta una questione di sicurezza.
Ok, ora devi indossare una tuta speciale, altrimenti non sarai in grado di andare più in profondità. Questa tuta può proteggerti fino a una profondità massima di 700 metri. La tuta è sigillata e la pressione all'interno è esattamente come quella in superficie. Ma ben presto la protezione della tuta non è più sufficiente. Hai bisogno di un nuovo mezzo per continuare la tua discesa. E sarà nel sottomarino Triton 6600. Ora che sei seduto all'interno di una struttura di ferro, ti senti come se stessi guidando un'auto. La differenza però è che questo veicolo costa 5,5 milioni di dollari. Credimi, non vuoi danneggiarlo, quindi fai attenzione. Hai raggiunto una profondità di 2010 metri. Non pensare nemmeno di uscire dal sottomarino. La pressione qui è 200 volte maggiore rispetto alla superficie. Il tuo corpo non sopravvivrebbe. Rimangono ancora quasi 9150 metri per giungere sul fondo della fossa delle Marianne. Se ti teletrasportassi, un'enorme colonna d'acqua alta quasi 11 km ti schiaccerebbe. Il tuo giro turistico sarebbe finito prima ancora di cominciare. Anche i sottomarini pressurizzati non possono resistere a una forza simile. Grandi macchine di metallo esploderebbero come palloncini ad aria. Al momento le persone esplorano il fondo della fossa delle Marianne con l'aiuto di robot e droni. Una di queste macchine è il Nereus. È un veicolo subacqueo autonomo che è stato costruito appositamente per immergersi nelle acque profonde. Può resistere ad una pressione 1000 volte superiore a quella presente in superficie e può raggiungere una profondità di quasi 11.000 metri. Nel maggio del 2009, Nereus è arrivato in fondo al Challenger Deep, il punto più profondo conosciuto sul nostro pianeta. Grazie a questa macchina e alle sue due telecamere, gli scienziati hanno potuto vedere cosa accadeva a quelle profondità. Ma non era la prima volta in cui gli esseri umani sono scesi fino al Challenger Deep. Già nel 1960 l'ha raggiunto il batiscafo Trieste. Il batiscafo trasportava due membri dell'equipaggio. Sfortunatamente non sono riusciti a vedere granché, era dotato di una sola finestrella. In questo modo il batiscafo era più resistente. Inoltre, per resistere all'incredibile pressione, le pareti di ferro del batiscafo erano spesse 13 cm. Ma quando gli esploratori raggiunsero il fondo del Challenger Deep, uno dei vetri della finestrella si incrinò. Fortunatamente il batiscafo fu in grado di rimanere per circa 20 minuti sul fondo dell'oceano e poi risalire in superficie. Ma ci sono creature viventi che sono abituate a queste incredibili condizioni. Il pesce Pseudoliparis sweri-Göringer, ad esempio, vive ad una profondità di 7300 metri. E anche sul fondo della fossa delle Marianne ci sono degli esseri viventi. Pullula di batteri e virus. Sono abituati alla temperatura bassa e all'alta pressione. Mangiano diversi tipi di materia organica che si trova sul fondo dell'oceano. Le persone possono sopravvivere in condizioni estreme simili, ad esempio nello spazio. È il vuoto assoluto. A differenza di quello che si crede, non fa freddo. Inoltre non è denso come l'aria o l'acqua, e per questo disperderesti il calore corporeo molto lentamente. Ma possiamo fare un esperimento. Normalmente l'acqua bolle a 100 gradi centigradi. Supponiamo che tu mettessi un bicchiere d'acqua in una camera apposita e abbassassi gradualmente la pressione. Più sarà bassa la pressione, minore sarà la temperatura a cui l'acqua bollirà. Siamo fatti per il 70% d'acqua e poiché lo spazio è un vuoto quasi assoluto, la pressione è estremamente bassa, vicino a zero. Ora pensa a cosa potrebbe accadere al sangue. Credo di aver reso l'idea. Inoltre, gli organi interni inizierebbero ad espandersi, ma non è un grosso problema. I tessuti sono elastici e possono sopportare una situazione di questo tipo. Il problema principale sarebbe la mancanza di ossigeno. Senza aria perderesti conoscenza e se una squadra di soccorso riuscisse a raggiungerti entro 1-2 minuti, te la caveresti. Ma ci sono organismi viventi che possono sopravvivere anche a queste condizioni. Una specie batterica ha prosperato nello spazio vicino alla Stazione Spaziale Internazionale per 3 anni. Questi batteri non si preoccupano del vuoto o della mancanza di ossigeno. Sono persino riusciti a sopravvivere a una forte radiazione solare e si meritano il titolo di batteri più resistenti al mondo.